con coscienza non si può pensare di venire qui al Pianella contro Cantù e avere 18 palle perse, perché sono le palle perse che hanno dato la corsa a Cantù, che hanno dato i punti facili contro zero, che hanno, non ci hanno permesso di avere dei possessi offensivi. E quindi, malgrado si costruisca una partita dove azzeriamo i vantaggi e dove alcuni capolavori individuali riescono a tenere Cantù sopra, ma se non chiudiamo il senso della partita con la gestione delle palle perse, buttiamo assolutamente via tutto ciò che abbiamo provato di costruire e di creare. È vero che Cantù è stata avanti a livello di minuti per lunghi tratti, per molti tratti, per stragrande maggioranza, ma siamo riusciti nei momenti, o nei momenti in cui siamo rientrati o nei momenti decisivi, a lasciare lì dei possessi che chiaramente sono determinanti alla fine e nella conta delle partite. Della partita, scusate. Per cui 18 palle perse al Pianella contro Cantù sono l'assoluta e totale errore mortale che potevamo commettere e che abbiamo commesso, mortale, che ci è costata la partita. Dopo possiamo parlare di tantissime altre cose, ma se i numeri non mentono mai, 18 palle perse, lì è la chiave di tutto. Domande? Sì, Luca, non è stata, soprattutto nel terzo quarto, una difesa impeccabile quella contro Aradori, quindi c'è anche qualche, oltre che attenzione sulle palle, sulla gestione delle palle, anche magari qualche svarione difensivo. Concordo, prendo e porto a casa. Sono altre domande? Ino? Però voglio dire, lo svariamo difensivo a cui tu fai riferimento, e lo metto in contrapposizione con invece la difesa di squadra nella sua globalità, credo che è chiaro. Le partite, voglio dire, si costruiscono attraverso delle scelte tecnico-tattiche, poi le basi, che sono l'uno contro uno e i rimbalzi e le palle perse, piuttosto che stanno dentro al senso di responsabilità di ognuno di noi, perché se commentando una partita di questo livello inteso di Serie A, cioè stiamo parlando di uno contro uno e palle perse, mi sembra di parlare di una partita di un altro livello, cioè qui voglio dire si parla di vantaggi, di creare i vantaggi, di leggere quelle sono le situazioni favorevoli, di impostare una partita nell'azzerare quella degli avversari, nel proporre dei nostri dei vantaggi. Non si parla di basi, fondamenta, di tenere gli uno contro uno, altrimenti voglio dire, se questo è, poi chi è più bravo di me sarebbe venuto qui con i fazzolettini a chi piangere per tutto quello che è, per tutta quella che è la nostra situazione, ma voglio dire sarebbe una roba indecente per quelli che piangono, voglio dire, è grazie forse anche all'auditorium che l'hanno sempre vinta. Io non mi lamento un cazzo, perché è giusto che sia così, guarda caso, di un'assenza di un giocatore, poi la squadra fa 18 palle perse. C'è qualcuno che fa uno più uno da qualche parte? Ok, però non sono qui, non sono venuto qui, non lo faccio, perché credo che uno debba avere anche gli attributi per essere, stare di fronte a quello che è la sua situazione. Poi ci sono quelli più bravi, tutti poi dopo, oh sì è vero, mancava Piripicchio, cazzo, che magari è l'ottavo nono giocatore. Invece io sono incazzato perché abbiamo perso questa partita con questa squadra, vaffanculo chi manca, e non possiamo permetterci, finisco da dove ho iniziato, a fare 18 palle perse, una partita comunque decisa all'ultimo possesso. Poi il Cantù è stato avanti di quante partite, voglio dire, sono state vinte negli ultimi due minuti.
c'eravamo, l'abbiamo fatta, l'abbiamo contrapposto, abbiamo giocato, se teniamo gli uno contro uno e non facciamo palle perse, probabilmente c'è un'altra storia da raccontare. Signori, buona domenica, cosa, buona serata. Una cosa, in attacco, in pratica c'è stato solo Phil Voss nel primo tempo, se anche gli altri avessero dato una mano, forse non finiva così. Perché... Sì, però sai, allora, è giusto che tu faccia questa domanda, perché noi ci parliamo due volte in un anno. Allora, noi siamo una squadra che io ho definito di quantità, da subito. Cioè, siamo una squadra dove c'è tanta quantità, e qui cade il discorso dell'uno contro uno, perché non ce lo possiamo permettere. Siamo una squadra di grande quantità, quindi con delle condizioni ben precise per giocare. Allora, tra le condizioni per giocare ci sono l'atteggiamento difensivo, ci sono il sporcare tutto, ho definito di quantità, aggiungendo dobbiamo essere brutti, sporchi e cattivi. Stasera siamo stati poco cattivi, poco sporchi, ed è chiaro che a livello offensivo dobbiamo avere la capacità di prendere quello che la difesa avversaria ci regala, ci concede. Se c'è, voglio dire, una situazione dove sono attaccabili sui pick and roll, andiamo sui pick and roll. Se c'è una situazione in cui possono essere più deboli sotto un altro aspetto di pick and pop, vedi le due bombe di Šefčík, il pick and roll, il gioco a due tra Barron e Šefčík, dove comunque attraverso il quale siamo riusciti a tornare in partita. Ecco, poi bisogna essere anche un po' brutti, sporchi e cattivi, perché quando la palla prendiamo sotto al ferro bisogna finire e non bisogna darle in mano agli avversari, perché lì sono, anziché una schiacciata, è un contropiede degli altri, e lì è una di quelle condizioni che noi abbiamo mancato questa sera.